Ciao appassionati dell'irrigazione, come si monta un raccordo a compressione? Sono Federico di tuttoirrigazione.it ed oggi vi voglio far vedere come si monta un classico raccordo a compressione. Ma prima vi invito ad iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere l'obiettivo dei fatidici iscritti. E con un bel mi piace ci permetterà di sostenere questo progetto e condividere ulteriori contenuti che saranno di grande aiuto. Quindi da cosa, come è composto? Da questa guarnizione in più viene schiacciata da questa parte, viene schiacciata da questo anello, ok? Quando io avvito questa parte viene schiacciata avvitandosi. Quindi ho una serie, un insieme di forze che vanno a comprimere la mia guarnizione in modo tale da garantirmi una certa tenuta. Pertanto io avvitando abbasso, porto dentro il tubo, lo avvicino, quindi avvicino sempre di più il tubo in modo tale che questi due elementi assieme a combinati con la ghiera vanno a creare, a migliorare la tenuta di questa guarnizione particolare. Come si installa? Questa è una versione un po' particolare perché dicono che il produttore dichiara che non serve che tolga completamente, perché è un classico raccordo, magari qui con la ghiera vera per darvi un'indicazione, devo mettere il raccordo, infilarlo, poi dovrei smontare, okay, il mio anello bianco, dopodiché prendo, infilo e chiudo tutto. Vedete che l'anello è andato qui. Adesso quando io vado a chiudere, cosa fa l'anello? L'anello mi va a schiacciare il tubo aggrappandosi con i suoi denti. Come faccio a vederlo? Se io vado a smontarlo, ok, vado a smontarlo, vedrò che mi rimane la mia guarnizione, la rimetto dentro, il mio anello nero lo rimetto dentro e in questo caso, non so se riuscite a vedere, qui ci sono tre denti, tre solchi causati da cosa? Da tre solchi che sono all'interno del mio anello bianco, ok? Pertanto va più chiudo, lui si stringe e non mi fa più slittare, mi porta dentro il tubo. Perché dicevo che questo è un po' particolare? Perché la casa madre dice che questa tipologia di raccordo usa questo lato che non è ancora stato toccato, ok? E se puoi prenderlo senza doverlo smontare, lo puoi infilare. Attenzione, quando lo infili senti, sembra all'inizio che sia andato in battuta, ma devi andare ancora oltre per arrivare in battuta. Poi chiudi, ok, dipende ovviamente dalla forza delle vostre mani e potete portarlo alla fine con le mani oppure con una chiave, una pinza a becchi, come la volete chiamare. Questa potrebbe essere una soluzione, nei prossimi video vedrete come soluzione B, come kit B, in modo tale da avere il fine linea, ok, il fine linea, la mia prolunga, ok, e il mio irrigatore. Ovviamente questa prolunga è sezionabile in base alla quota che mi serve. È vero, ci sono persone che invece di arrivare in fine linea con il mio gomito diretto, ok, lo fa arrivare con i gomiti che abbiamo visto sulle staffe, che si chiamano funny pipe, attaccano un pezzo di tubo da 16 e poi ci attaccano l'irrigatore. Una scelta per alcuni, la logica è quella di poter muovere più facilmente l'irrigatore, quindi impostarlo meglio. E mentre invece questa è, ovviamente io arrivo col tubo, una volta che l'ho posizionato. Altri non usano questa soluzione di fine linea perché passano con il tubo a fine linea, gli mettono un tappo, ok? E poi cosa fanno? Ci mettono la staffa e l'irrigatore, e questo loro lo fanno come fine linea. Qua sono linee di pensiero tecniche dove
ovviamente io non condivido, ma io ho la mia esperienza. La teoria sarebbe quella che se io creo un tappo qui e poi invece la derivazione dell'irrigatore qui, ok, quando mi trovo delle sporcizie al suo interno, le sporcizie non mi vanno sull'irrigatore, ma mi vanno a fine linea. Ok, e quindi vado a riempire questo, uso questa porzione che potrebbe essere mezzo metro, potrebbe essere anche un metro, come a polmone per le sporcizie. Però è vero anche che quando io faccio un'installazione, tendenzialmente faccio il mio spurgo, quindi lo spurgo può essere fatto con irrigatore statico, ok, come in questo caso, ok, io ho l'irrigatore statico, è un fine linea. Cosa succede? Ci sono sporcizie, le sporcizie vanno su e me le trovo dentro questo supporto, questo tappino, quindi tutte le sporcizie me le trovo lì. Voglio aumentare la qualità di pulizia? Cosa faccio? Pongo la ghiera, ho un'uscita diretta, ok, e quindi spurgo finché voglio. Dopodiché, una volta che ho spurgato, non è che continua a sporcarsi l'impianto, perché in teoria, ok, in teoria, se ho fatto un buon progetto, dovrei anche, e una buona installazione, dovrei aver previsto un filtro a monte. Una volta che io ho un filtro a monte e ho i miei raccordi puliti, quindi la mia linea pulita, che senso ha? Ok, non è che lavoro come un'acqua agricola dove io pesco sempre da un fosso, ho dei filtri, ma è sempre acqua sporca. In questo caso, una volta che ho pulito i tubi e ho inserito un filtro a monte dell'impianto, quindi dopo la mia pompa o anche con l'acquedotto, non è sbagliato mettere un filtro con l'acquedotto, da quel momento in poi non ha più senso che si sporchi la linea, d'accordo? Spero che questa dimostrazione ti fornisca informazioni utili e ricordati che puoi anche richiedere una consulenza gratuita nel link qui sotto in descrizione. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti. Ciao, a presto!